Vediamo un po' alla politica, diciamo, più più che altro quella più normale. spicciola, cioè quella in effetti quella che interessa a tutti quanti, la pulizia delle spiagge. Vabbè, tralasciando il brutto tempo Sì. che ha imperversato in questa settimana, in questi mesi, però ci sono dei punti realmente caldi, e cioè le alghe giù alla marina, sulla spiaggetta. Ma quando parlo di alghe, quella è una montagna di alghe. Quindi sono anni che si pensa a fare qualcosa, invece l'unica cosa che si riesce a fare è prendere le alghe sulla battigia e porle su quella montagna. Oramai ha raggiunto quasi Costantinopoli, la chiesa di Costantinopoli, cioè almeno dalla punta del porto si vede una bruttissima immagine. E poi lì d'azzurro pieno di alghe, senza pensare ad altre spiagge rinomate e che però hanno il medesimo problema. Ho visto che alcuni stanno provvedendo, diciamo, in maniera privata, non so se è lecito o meno, questo non è dato sapere, però alcune immagini stanno imperversando sulla rete. E diciamo che non sono immagini carine. Sì, allora comincio dall'ultima cosa che hai detto, probabilmente facevi riferimento a quella storia che sempre il famoso consigliere Caccamo, che continua a gettare il campanellaio per fare confusione, per creare sospetto, ha fatto una interrogazione all'ultimo question time, quello di ieri, proprio rispetto a un lavoro che un mezzo meccanico svolgeva a Trentova. Sì, L'assessore Benevento ieri ha chiarito benissimo che non c'è assolutamente niente di irregolare, che la procedura che ha seguito il privato per sistemare l'arenile, che fa tra l'altro da 40 anni allo stesso modo, come fanno tutti gli stabilimenti balneari all'inizio dell'estate, sistemano con un mezzo meccanico la sabbia per poter rendere ancora più accogliente il luogo che loro hanno nella disponibilità per concessione, così ha fatto anche come ogni anno fa il Lido Trentova, lì in quel pezzo di spiaggia abbiamo due concessionari, in particolare questo concessionario ha regolarmente fatto richiesta al comune di eseguire dei lavori di livellamento della spiaggia e noi seguendo la legge regionale abbiamo dato l'autorizzazione. Peraltro io mi sono informato. La Capitaneria di Porto era presente alle operazioni, le ha controllate perché è evidente che lavoriamo in sinergia con la Capitaneria Certo. rispetto ai controlli che bisogna fare rispetto a queste attività, quindi un lavoro regolarmente autorizzato, un lavoro seguito con attenzione, considerato quella una baia per noi importantissima, quindi il comandante della Capitaneria gli ha dato la giusta attenzione seguendo i lavori, controllandoli. E quindi secondo me si è svolto tutto nella maniera regolare. Peraltro la presenza della Capitaneria garantirà che qualora dovesse essere stata fatta qualche irregolarità, a me non risulta, mi risulta che è tutto a posto, ma certamente la procedura amministrativa è a posto, interverrà con delle sanzioni e con degli interventi. Quindi anche qui una normale procedura di livellamento, di sistemazione di una spiaggia è diventato un caso. Quindi ribadiamo ancora e respingo al mittente questo modo di fare politica, ancora una volta, di creare sospetto, di creare dubbi, di creare perplessità. Che vergogna. E quindi lì è tutto a posto. Veniamo invece al problema delle alghe, là, tra virgolette, siamo noi imbarazzati. Ma noi quando ci rendiamo conto che compiamo un errore o ci rendiamo conto che qualcosa non va, siamo noi stessi i primi a dirlo. Quando abbiamo parlato del bilancio, abbiamo detto che c'è una difficoltà di cassa, che siamo un po' dietro con i pagamenti. Beh, l'abbiamo detto noi per primi, non ci siamo nascosti, perché è la realtà. Però un conto dire che il bilancio, che il comune è al fallimento, un conto che dire che abbiamo una difficoltà nei pagamenti. Quindi noi abbiamo un bilancio in perfetto equilibrio, forte anche da un punto di vista di patrimoniale. E abbiamo una difficoltà nei pagamenti perché i cittadini stanno pagando poco. Questo è tutto, che noi quello che incassiamo paghiamo. Anche qui confusione enorme, fango, anche qui
in maniera ossessionante si ripete questa storia del... Ma noi l'abbiamo detto anche noi, e anche relativamente alle alghe, anche noi per primi abbiamo detto qua c'è il problema. Non abbiamo i mezzi normativi per poterlo risolvere. L'unica possibilità, come lo sapete, l'abbiamo detto migliaia di volte, è quello di pagare lo smaltimento. Ma dato che è una montagna, è diventata una montagna, d'altra parte, se non è una montagna, quindi sarebbe un costo enorme. Ma se l'avessimo fatta un po' all'anno, sarebbe stato sempre un costo enorme lo smaltimento. Se avessimo speso 500.000 euro all'anno, in 10 anni abbiamo speso una cifra enorme, no? Quindi quale amministratore avrebbe deciso di smaltire la montagna e utilizzare quei soldi per altro? Noi abbiamo utilizzato per altro, perché riteniamo che... D'altra parte, poi voglio ricordare un'altra cosa importante che poi talvolta si dimentica. Il ciclo integrato dei rifiuti, voglio essere chiaro in questo, viene finanziato con la Tari. E il pagamento della Tari può essere utilizzato soltanto per lo smaltimento dei rifiuti. Cioè non è che io incasso i soldi della spazzatura e faccio le strade. No, c'è un vincolo di bilancio. Questo anche quindi è l'altra direzione. Se io voglio smaltire i rifiuti posso utilizzare solo i soldi della Tari. Quindi, se noi domani mattina dovessimo decidere di smaltire la montagna, cosa dovremmo fare? Dovremmo chiedere ai cittadini di raddoppiare la tariffa della Tari e incassare dai cittadini quei soldi per poter smaltire la montagna. Allora oggi, in questo periodo così difficile dal punto di vista sociale, posso chiedere ai cittadini di Agropoli questo enorme sacrificio? Non mi sento di farlo, preferisco che ci sia la montagna. Per quanto a me, sono il primo che non piace, perché io faccio il sindaco di questa città, quando passo da là, se per un normale cittadino è una coltellata, per me sono 50 coltellate quando la vedo. Però la domanda è anche un'altra, cioè il problema dell'Ida Azzurro, va bene la montagna, quella che sta raggiungendo Costantinopoli oramai è palese, è certa, ma il perché della presenza delle alghe? E lì, all'Ida Azzurro. Lì, esempio, e lì abbiamo detto, ti anticipo, scusami, perché secondo me che anche lì c'è un errore progettuale nella realizzazione di quell'opera. Perché l'opera, cioè non un errore progettuale, attenzione, ho fatto un'affermazione sbagliata. L'opera ha perfettamente raggiunto l'obiettivo, che era quello di proteggere il litorale, perché là c'era un problema di erosione e il mare è arrivato nelle case. Ok, quindi diciamo che la barriera che è stata costruita ha raggiunto l'obiettivo. Ok, si è rifatta un po' di spiaggia, dal lato diciamo destro guardando l'Ida Azzurro si è fatta molta spiaggia e il pericolo del mare nelle case non c'è più. Quindi l'obiettivo, il primario obiettivo è stato raggiunto. Poi c'è stata una conseguenza. Poi c'è un effetto collaterale che non è stato preso in considerazione, cioè quello del fatto che le alghe spiaggiando, come capita a Trentova, spiaggiano, poi stesso le mareggiate riprendono le alghe e scompaiono. Questo succedeva anche all'Ida Azzurro, ora non succede più perché le alghe entrano e non escono più. Questo è il problema. Ora, rispetto a questo che è successo, bisogna intervenire. Anche lì, voglio essere chiaro, non è che quel lavoro pubblico non è stato soggetto a indagini. Talmente tante sono gli esposti che la magistratura anche lì ha preso le carte. E mi rendo conto che rispetto a una indagine in corso, andare a intervenire su quell'opera era di un certo imbarazzo per il funzionario che ha atteso quindi un attimo che le indagini terminassero. Ma un'idea di come intervenire l'abbiamo e la metteremo in pratica appena possibile. Per intanto abbiamo il problema e abbiamo finanzieremo con una delibera di giunta il lavoro di stoccaggio sia nella spiaggetta della Marina e sia all'Ida Azzurro, lo finanzieremo in questi giorni e in poco tempo almeno avremo il male minore, cioè avremo nuovamente libera la spiaggia, avremo però due montagne, questo non più una sola ma due. Però almeno liberiamo la spiaggia in attesa, chi lo sa, che un provvedimento normativo, ecco io... Stimolo il consigliere nostro dei 5 Stelle, invece di impegnarsi tanto a scrivere ricorsi, dedica anche un po' di tempo a recarsi presso i ministri di riferimento, ma non il senatore Castiello però, che vorrei facesse guai,
i ministri suoi di riferimento e sollecitasse la risoluzione del problema, perché so che comunque parlamentari 5 Stelle sono attenzionati rispetto a questo problema, l'hanno approfondito e mi auguro che presto una legge ci consenta di risolvere il problema. Se dovesse succedere, io con la mia onestà intellettuale gli batterò le mani. Domanda fuori programma, la questura, lei ha citato Castiello, però sinceramente non voglio entrare nella polemica, ma i tempi per avere una questura qui ad Agropoli, ma... soprattutto la sede, perché tutti stanno pensando dove verrà messa questa questura. Però mi devi consentire, insomma, tu non vuoi fare la polemica, lo fai bene, però io la posso fare, voglio dire, visto che faccio politica, ecco, è questo per esempio, io... ho grande stima del senatore Castiello, una persona per bene, ok? Però io faccio politica, posso criticare una cosa che ha fatto, mica gli sto dicendo ladro, delinquente, come dicono di me. Però penso che nell'ambito di una dialettica politica posso dire, senatore, ma come ti è venuto in testa di inserirti in questo meccanismo? Beh, e chiedere il commissariato di spostarlo da Agropoli a Vallo? Mi pare che lui poi con una nota stampa ha corretto il tiro. Meno male. Però penso che la prima nota stampa era abbastanza chiara, parlava di un'interrogazione fatta per chiedere per Vallo il commissariato. E voglio dire, se già per altri interventi, come sapete, come abbiamo detto altre volte, insomma, di noti magistrati della Procura di Salerno e di Vallo, su loro richiesta il Ministero ha preso seriamente in considerazione l'apertura di un commissariato ad Agropoli, comincia un percorso amministrativo, una delibera di giunta di disponibilità, una progettualità che il Ministero sta preparando, che ora ci manderà per fare un progetto esecutivo. Stiamo attendendo, tra l'altro, per rispondere alla tua domanda sui tempi, la loro comunicazione, certo, per completare il progetto e farlo diventare esecutivo, scegliere quale diciamo, location utilizzare. Noi siamo già pronti, mi auguro che presto arriverà questa quali comunicazione. Sono, per i nostri... E sono al momento abbiamo la disponibilità della scuola Mozzillo e dell'area della Croce Rossa. Sono le due aree. E che naturalmente le valutazioni saranno anche in base ai costi che ci vorranno, insomma, per la realizzazione dell'opera. Quindi siamo pronti. Però voglio dire, tu senatore, invece di venire ad Agropoli, dove hai preso come tantissimi voti dai cittadini di Agropoli, e dire sindaco, c'è il commissariato che deve aprire da Agropoli. Benissimo, io mi metto al tuo fianco e ti do una mano per fare in modo che la procedura vada avanti. Avremmo, tra virgolette, diviso diciamo, i ringraziamenti da parte dei cittadini. No? Non è stato solo l'amministrazione, ma è stato pure il senatore dei 5 Stelle. Quindi se vogliamo... insieme abbiamo fatto un percorso, bravo al sindaco, bravo al senatore, abbiamo fatto una cosa buona e avremmo diviso i meriti. No? Non era meglio fare così che non chiederlo per Vallo? Bene, quindi credo che abbia fatto veramente una gaffe grosso. Mi auguro però che le intenzioni di tornare indietro non siano soltanto di facciata. Mi auguro che egli non lavori ancora, perché poi lo sapremo se succede, per fare in modo che il commissariato sia portato a Vallo e non rimanga da Agropoli. Me lo auguro veramente e mi auguro, ancora una volta, invece di perdere tanto tempo a scrivere solo i ricorsi, a scrivere cattiverie con il sindaco di Agropoli, il consigliere nostro dei 5 Stelle solleciti il senatore Castiello e i suoi riferimenti perché si faccia qualcosa per il commissariato. E con quest'ultima speranza e proposta, io lascio il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ringrazio di essere stato qui e ringrazio i nostri... Volevo, se posso aggiungere soltanto un'ultima cosa, perché ti avviavi i saluti mi è venuta in mente questa polemica che ho letto negli ultimi giorni, volevo cogliere l'occasione insomma, per chiarirla, rispetto a un'associazione di operatori turistici che criticava l'operato dell'amministrazione rispetto alla stagione estiva. Io penso che i lavori di manutenzione delle spiagge, del lungomare, sono evidenti a tutti, tutte le scalette sono preparate, la spiaggia, tra l'altro abbiamo parlato delle spiagge e della sporcizia dovuta alle alghe, ma io sfido a trovare una fotografia da febbraio a oggi, tranne, voglio dire, se c'è stata una mareggiata nell'immediato, un lungomare
sia in termini di spiaggia che in termini di marciapiede, assolutamente sempre pulito. Io ricordo Pasqua, ricordo il giorno dell'Half Marathon, giornate bellissime che hanno visto un lungomare pieno di gente e una spiaggia pulita da sempre. Avete visto i lavori di restyling del lungomare che stanno terminando. Avete visto a Trentova le scalette sono state fatte, la scaletta di San Francisco è stata fatta, cioè noi ci stiamo approssimando all'estate, preparando al meglio la nostra città, e mi dispiace che si faccia polemica su questo, facendo riferimento al pagamento della tassa di soggiorno, addirittura invitando a non pagare la tassa di soggiorno. Non è questo un modo di agire. Noi quando abbiamo stabilito la creazione della tassa, io mi sono confrontato con gli operatori e abbiamo raccontato che avremmo utilizzato questi soldi giustamente ai fini turistici. Quindi l'abbiamo utilizzato per finanziare i bagnini sulle spiagge, l'abbiamo utilizzato per gli eventi estivi. E poi mi è stata fatta un'ulteriore richiesta che io cercherò di, nel tempo di realizzare, cioè un'altra richiesta che è una richiesta giusta e corretta, quella di potenziare la mobilità su mezzi pubblici nel periodo estivo, che è una cosa giusta e corretta. L'assurdo della situazione, pensate che noi abbiamo purtroppo la regione, la provincia, insomma, che hanno la competenza della viabilità diciamo pubblica con gli autobus. Addirittura nei giorni festivi non ci sono autobus che circolano, quindi questo è un assurdo per una città turistica. Noi l'anno scorso intervenimmo e finanziammo almeno nelle domeniche, nel giorno di Ferragosto, insomma, la mobilità la finanziammo noi con i soldi, i fondi di bilancio, cosa che insomma, non sarebbe di nostra competenza. Ecco, però siamo intervenuti noi. E rispetto a questo, un progetto serio di rafforzare la mobilità durante il periodo estivo lo stiamo mettendo in campo, anche se è oneroso, e non poco oneroso, che non è che costa 100 euro al giorno mettere in giro 4-5 autobus che girano tutta la città. Immaginerete che i costi sono molto diversi. Voglio fare un esempio. Noi spendiamo per la navetta che porta il giovedì le persone al mercato 1000 euro al mese. Per 4 giorni alla settimana, quindi costa 250 euro al giorno. Se facciamo un conto, se avessi 4 autobus che servirebbero quantomeno per raccordare le periferie e le spiagge, il centro e le spiagge, no? Per rendere un servizio più, ci vorrebbe più di 1000 euro al giorno. Per i 60 giorni estivi ci vorrebbero 60.000 euro e sarebbe soltanto la base, 60-70.000 euro, un intervento che lavoreremo per poterlo realizzare, ma non avendolo previsto per tempo cercheremo insomma di arrivare a un risultato, però non è che costi poco insomma questo tipo di servizio. E quindi ribadisco e rispondo insomma agli operatori: noi gli impegni che abbiamo preso li stiamo mantenendo, penso che la città si sta preparando nella maniera migliore per accogliere i turisti la prossima estate. Il lavoro di interventi e manutenzione sono sotto gli occhi di tutti. Credo quindi che non si possa criticarci da questo punto di vista. Io, come ho detto prima, quando c'è da criticare, io stesso prima dico che abbiamo sbagliato, come l'ho detto nel caso dell'Azzurro. Quindi quando c'è una difficoltà, come nel caso della cassa, rispetto, lo dico, ma qui non sono critiche, penso. Quindi a loro dico: cerchiamo di fare proposte più costruttive e cerchiamo di collaborare insieme per la crescita di questa città. Tanto dovevo. No, grazie della precisazione. Un argomento comunque abbastanza sentito, sì. Soprattutto si tratta di una tassa di soggiorno, ma è comunque una tassa. Certo. E ringrazio il sindaco e per la precisazione e per essere stato qui. È stato un piacere. Grazie per la vostra presenza.